tragedia all'aeroporto regionale di Montgomery in Alabama negli Stati Uniti dopo che un dipendente dello scalo è rimasto ucciso risucchiato da un motore il giorno della vigilia di Capodanno. Secondo quanto si apprende sembra infatti che l'uomo sia stato risucchiato dal motore di un aereo mentre si trovava sulla rampa posta proprio accanto al velivolo. Una volta giunti i soccorsi, per lui purtroppo non c'era più nulla da fare. È morto all'istante.